Signori, è arrivato quel bellissimo periodo dell'anno dove il mio canale avrà il suo piccolo momento di gloria, che è quello del derby. Io vorrei che il mio canale avesse un pochino più di visibilità per le vittorie. Bene ragazzi, arriva il primo derby della stagione e quest'anno non saranno soltanto due come l'anno scorso. E questo è il derby del Bivio Fonseca, che per me tanto derby del Bivio non è, per un semplice motivo che adesso vi spiego. Ipoteticamente vincere questo derby non è che mi fa cambiare la mia idea, la mia fiducia sul suo operato e sulla squadra. Magari vincere con Liverpool poteva potenzialmente gettare qualche speranza su un risollevarsi, ma avete deciso di giocare una delle più brutte partite in Champions League da storia del Milan, e quindi questo è quello che è stato. Spero che almeno questa volta vada meglio. Più che altro poi, dovesse essere esonerato Fonseca, io gioco 20 euro, 20 euro non è che ne gioco uno, ne gioco 20 perché lo so, che voi andreste a prendere un altro mediocre. Perché lo so? Non mi raccontate niente di nuovo. Oggi al lavoro mi dicevano: ma tu non sei in ansia per il derby? Io. Ora, fossero i derby che si giocavano, che ne so, 15-20 anni fa, dove veramente qualsiasi risultato era possibile, avrei detto: beh sì, sono in straansia. Devo essere in ansia per un risultato già scritto? Non ne vale la pena, ragazzi. Perché per noi alla formazione è qualcosa di nuovo. Secondo me la formazione, lo dico adesso, è leggermente migliore rispetto a quella prima. Perché secondo me, se fatta bene, ripeto, se fatta bene, ci potrebbe essere un po' più di copertura dietro. Se il Milan vince, compro la maglia dell'Inter. Promesso, e ci faccio pure il video. È iniziato il settimo derby perso di fila. Cioè, ci prendono così tanto per il culo che battono i calci d'angolo direttamente. Cioè, tira in porta il tiratore del calcio d'angolo. Sarò onesto, perderemo. Perché perderemo? Però ho visto derby che sono partiti peggio. È vero che sono passati 4 minuti. Adesso la possibilità per Pulisic, che può provare a salire uno contro uno, Mkhitaryan su di lui. Pulisic, Randers, poi ti può tirare. Movimento ancora Randers, palla che finta. Morata. Sommer allunga il pallone in campo. Buono. Il primo squillo. Il Milan ha ragionato bene. Oh, nella zona. Che cosa sta succedendo? Abbiamo tirato un porta prima noi. Oh. Ma come cazzo vi permettete di tirare porta prima voi? Oh, il premio tiro in porta è nostro, eh. Io faccio autoironia perché è l'unica cosa che mi è rimasta, ragazzi. Perdonatemi, ma è così. Pulisic. Sei un coglione. T'hanno fatto una scivolata dal dietro da giallo netto. Sei andato avanti. Perché pensavi di far go? Che sta giocando sì da centravanti, ma abbassandosi a legare il gioco con Abraham, che invece ha il compito di dover provare a dare un po' di profondità. Bravo Pulisic. Altra grande accelerazione. Pulisic. Oh! Che succede? Che succede? Che succede? Oh! Ma che succede? Ha fatto gol pure. Aspetta. Perché io, cosa è successo a Roma e cosa è successo con Liverpool, me lo ricordo come se fosse successo 10 minuti fa. Il gol nel derby si prende sempre per buono. Qua sono già ovviamente a protestare, non ho capito per cosa. E qua Pavard o fa un intervento difensivo della Madonna, o dai calcio di rigore, o fai fare gol. Non è che ci sia tante. Ce lo annullano per cosa? No, me lo chiedo, eh. Ok, gol è gol. Vabbè, oh, abbiamo fatto gol. Abbiamo fatto anche troppo. Ce lo prendiamo per buono, raga. Primo statunitense a segnare nel derby di Milano. Grazie al cazzo. Chi l'ha mai giocato il derby di Milano? Il statunitense. Se non lui è Musa. Tranquillo Inzaghi, hai tutto il tempo che vuoi. Ora, per perdere non ne dovete prendere uno, ne dovete prendere due. Sono contento, ma siamo solo a 12 minuti, eh. Facciamo chiarezza. Lautaro. Conclusione alta, occasione Inter. Ed ecco lo squillo. Ragazzi, attenzione, perché manca ancora tanto a fine di questa partita, eh. Se la volete vincere. Bravo Hernandez. Fallo di Mkhitaryan, giallonissimo questo. Ragazzi, stiamo giocando meglio. Questo è andato di fatto, stiamo giocando meglio. Tra parentesi aggiungo, finalmente. Mai perdere la rotta, eh. Mai perdere la rotta. Io mi chiedo, no, ma come fai a dire che non è buono sto gol? E dai con sta difesa a centrocampo, ragazzi. Incredibile, ragazzi, perché per ora è la miglior partita da inizio stagione. Non che ci volesse tantissimo, però per me per ora è migliore di quella col Venezia. A parte la differenza dell'avversario, partita che può comunque cambiare. Almeno nel primo quarto d'ora non abbiamo rischiato di prendere 60 gol come contro il Venezia. E siamo sempre alti. Il terzino non c'è e si stringono. Ed ecco Lautaro. Ecco Lautaro di nuovo. Ecco quel gol.
eccolo, lo volevate ragazzi, è arrivato puntuale. Cazzo, ho analizzato l'azione in una maniera impeccabile. Siamo alti, il terzino stringe, gol che prendevamo anche l'anno scorso, eh. Ragazzi, l'Inter gioca sugli esterni. Zero. Prendi gol al primo tiro in porta, direi che è anche meritato. Ragazzi, ve l'ho detto che la partita è lunga, adesso si ricomincia 0-0. È vero, con 30 minuti in meno da giocare, però ragazzi, Lautaro che giustamente passa in mezzo a tre, Emerson che dorme, Di Marco ragazzi lì fa gol anche con la punta dell'uccello. Parliamoci chiaro, fa gol anche con la punta dell'uccello Di Marco, dai. Bravi, complimenti. Solite cose. Madonna, Emerson Royal, Kevin Costan Jr. Questi hanno un momentum a favore adesso. E ragazzi, adesso per reagire serve veramente un colpo da biliardo, eh. Fofana! 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 Mi tocca urlare. Verso Mkhitaryan. Mkhitaryan tira. Calcio d'angolo. Cioè, ma ti puoi, dopo che hai saltato quattro uomini, prova a saltare anche il quinto? Cioè, ma ti pare una cosa normale? Cioè, c'è il compagno, scarica la palla. Però almeno va detto una cosa, che almeno non è un derby che è finito dopo 5 minuti. Occhio a Dumfries che ha ricevuto la Pavard. Può provare ad andare, l'uno contro uno. Cross morbido, Dumfries. Cercare Lautaro, quindi Turam. Madonna, cosa? Attenzione a Di Marco che la rimette in mezzo, poi palla sull'esterno della rete. Tutto in francese. Ma si può? Non si può. Si è rialzato, intanto c'è la Nagro cross in mezzo. Ma perché la butta in angolo? E arriva l'intervento da parte di Perché? Facciamo Fonseca che domani tu fai le valigie, che si vinca, che si perda e che si pareggi. Mi fai sto favore? Grazie. Finisce il primo tempo che era partito bene, poi avete fatto il Milan, perché avete fatto il Milan, la solita squadra che si caca addosso. Avete preso un gol del pareggio assai meritato, non avete fatto più niente a livello offensivo e siamo qua a raccontarci le solite cose. Non ho voglia di raccontare sempre le solite cose, perché tanto ormai siete così. Ci vediamo nel secondo tempo. Vedete se non gli date una svegliata, che esecuzione che diventa. Bella stronza, eh. Iniziano loro, inizia il secondo tempo. Onestamente però mi tocca ammetterlo, sembra che la partita sia iniziata 6 anni fa. Pulisic, Emerson, il cross, Leao! Cosa ha preso? A me abbiamo tirato un porta, oh. Si è visto Leao, ragazzi. Non ci credo nemmeno io. Si è visto Leao. E Emerson Royal ha azzeccato un cross in scivolata addirittura. Sì, in effetti, vabbè, Leao non è un colpitore di testa, quindi non è che possa attaccarmi più di tanto a sta cosa. Diciamo che, ecco, se avesse colpito Morata, questo sarebbe stato gol. Le specialità della casa non sono altre. Sarebbero altre se lui decidesse un giorno di metterle in mostra. Ecco, queste sono situazioni in cui dovresti fare gol. Siamo solo al 53esimo, ragazzi. E dobbiamo mangiare di pasta asciutta qui, raga. Ma per fare una verticalizzazione col centrocampo dell'Inter schierato? Non sei riuscito a fare una verticalizzazione col centrocampo del Venezia schierato? O del Parma? Che poi la cosa che mi fa ridere, no, è che tu giochi col 4-4-2 per avere più copertura sugli esterni e mi trovi d'accordo. E poi da chi prendi gol? Dall'esterno. Non è mai nella vita logica una cosa così. È nostra. Di Turam il tocco, ci si è visto. No, dai, non è mai calcio d'angolo questo. Questa è rimessa, ma si è visto da qua. Ce l'ho visto da casa mia che è rimessa al fondo. Turam, dai, ma non fa il cretino, dai. Sei forte, sei bravo. Questa è rimessa al fondo, ma te puoi sbattuto sulla testa, dai. Essere particolarmente sensibile a questo. Bravo Leao. Bravo Leao. Ancora Leao, dentro si apre. Tira. Reinders. Di Marco. Non te la puoi protrarre così là. Hai fatto un tiro di merda. Sommer ha fatto una bella parata perché era coperto dal compagno. Però ragazzi, secondo me non doveva puntare a Slani. Poteva tranquillamente tirare. Perché c'è palla in mezzo a cercare deviazione. Primo palo. Deviazione, protesta. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Ok, tra vedere lo sbagliamo, Aspetta. Frena le macchine un secondo. No, non è mai calcio di rigore questo. No. Ma infatti a me mi è parso stranissimo, ragazzi. L'ha pure detto lui alle spalla. E arriva quello che ci aveva già preannunciato Luca Marelli. Raga, giusto così. Le due più grandi palle gol della ripresa sono del Milan, Pier. Quella di Leao e il tiro di Reinders. Assolutamente. Le più grandi palle gol stanno del Milan, però devi anche essere in grado di sfruttarle.
No, comunque serve veramente poco per farlo incazzare Inzaghi se piglia giallo sull'1-1 al 68esimo. Cioè non mi pare siano successe cose così clamorose da farlo ammonire. Non è, è suscettibilissimo. Comunque devo essere sincero, era da settembre 2022 che non vedevo un derby giocato così di carattere. Ripeto, poi il risultato sarà quel che sarà, però onestamente ragazzi, cioè a me la prestazione è piaciuta. Onestamente è piaciuta, perché sono queste le squadre con cui devi determinare se ci sei o non ci sei. Poi se vincono sono più forti, ce ne facciamo una ragione. E se il Milan avesse giocato così col Parma non avrebbe vinto, avrebbe stravinto. Ogni volta che crossa non mi piglia paura. Leao, però se ti porti la palla a 60 metri e ti butti per terra non funziona, non funziona. No, 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 Madonna che parata ha fatto Maignan. Di Marco, altra possibilità. Veniva fuori un bel gol, vai. Bravo Maignan. Onestamente, con l'approdo difensivo che abbiamo, Maignan non l'ho mai messo in discussione. Zielinski per Barella. Magari poi fa gol Zielinski, però perdere Barella ci sta. A parte non ha fatto una gran partita Barella, quindi se l'ha tolto. Zaghi non è Pioli. Più che altro noi cambi quando? Perché cioè io un Pavlovic selvaggio lo metterei pure. No, 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 che imbucata. Questa se la sono fregata loro. Abram, Abram, no, che cazzo inciampi. C'è Leao. Dentro. No, capreso. Ecco, io su questa azione non posso dirvi nulla. Io su questa azione, forse sul fatto che Abram sia inciampato, però non posso dirvi nulla su questa azione. Onestamente è stata fatta anche bene, anche se secondo me Pulisic poteva essere servito sia prima che dopo, però vabbè. Cioè fare gol su contropiede all'Inter sarebbe una cosa che avremmo incorniciato e ricordato più del 6-0 praticamente. Cioè è come rubare in casa ad un ladro. Lui preferisce andare centralmente, il tocco verticale. Oh, Abram! 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 Ma dai! Passo dal 2-1. Ma dai! Ma dai! Ma come hai fatto? Allora, o è parata di Sommer o mi stai prendendo per il culo. Chiude, ma sei un attaccante, cazzo. Di Marco ha fatto gol così, eh. Ragazzi, non fate il pressing alto all'Inter, che questi escono sempre. Bella giocata di Frattesi. Bella giocata di Frattesi. Attenzione che Fofana è ammonito. Bravissimo Gabbia, ragazzi. Ma il Villarreal, cioè, ma non è che possiamo dare tutti i giocatori in prestito al Villarreal in modo che poi tornino come Gabbia? Buono per Leao. Okafor. Che coglione. Ma patentato proprio. Abbiamo buttato via un'occasione grossissima con sto derby. E comunque Emerson Royal, a parte l'errore sul gol, che è grave, offensivamente ha fatto una gran partita. Cioè, a chiederlo a Calabria di fare una partita così. Di Marco fallo, giallone. E arriva il cartellino giallo. Reinders. Dentro! Dentro! Matteo Gabbia! Matteo Gabbia! Matteo Gabbia! Matteo Gabbia! E non posso trattenermi dal non esultare stavolta! Matteo Gabbia! Un colpo di fulmine, te che lo volevi sostituire, brutta testa di minchia! Matteo Gabbia! Ragazzi, meritatissimo. A me dispiace dirlo, ma magari poi fanno il 2-2, non lo so, però sto derby, ragazzi, io penso che il derby del 2-1 di Giroud sia stato giocato 60 volte, vabbè con Pioli, 60 volte peggio. Reinders, Gabbia parte dal dietro, si brucia Frattesi, qua non c'è niente da rivedere. Che poi è godurioso fare un gol su un calcio di punizione dopo fallo e giallo di Marco, cioè bellissimo. E ora questi spingono alla vera partita, inizia adesso, saranno 2 minuti più recupero di merda, di merda. Merda. E io mi ero giocato 20 euro sull'Inter. Vabbè, ne avrei vinti 30, perché era quotato bassissimo. Però magari adesso, se tu sei una squadra intelligente, oltre a difendere, potresti sfruttare delle ripartenze potenziali quando si alzano. Sei di recupero, iniziati ora. Anche perché conoscendomi, se prendi il 2-2, prendi anche il terzo. Io comunque ho paura. La battuta dentro a cercare Turam.
viene anticipato. Fallo. Calcio di pulizia. Fuori Abraham, dentro. Vabbè, è comprensibile, dentro Pavlovic. Un minuto più, altri 5 minuti, poi mi volete male. Ancora 3 minuti. Della panchina del Milan. Apertura per Di Marco, che ha ricevuto da Zielinski. Pensa al cross con il mancino. Di Marco. Colpo di testa alto. Alto Darmian, vabbè, era un colpo di testa al limite dell'impossibile. Cioè, comunque era, ha colpito di testa Darmian, che io, con tutto il bene che gli voglio, è anche un ex nostro, non è proprio il colpitore di testa numero uno. Però non puoi, cioè, tu hai fatto la difesa 5 e lasci Darmian così solo in area. E ripeto, meno male ci ha lasciato Darmian. No, un contropiede così devi chiudere la partita, ragazzi. Devi chiudere la partita. Non frega un cazzo se è l'Inter, devi chiudere la partita. Loftus Cheek, Chukwueze, dai, oh cazzo, sei scemo, sei completamente coglione. Sente che forse c'è un'ultima possibilità, ma non è così, vince il Milan. Abbiamo interrotto la serie di derby, ragazzi, nella partita più forse impensabile. Per prenderci la vendetta ci vuole tanto tempo. Però abbiamo fatto qualcosa che fino a 2 ore e mezzo fa era impensabile. Non succedeva da settembre 2022. Pulisic e Gabbia vincono un derby, posso dire, poco in discussione. Che il secondo tempo veramente l'Inter non ha fatto, a parte quella girata di Lautaro Martinez, veramente niente. Posso essere soddisfatto della mia squadra? Sì, ci vediamo per Milan-Lecce.